Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Scusate se sono un po' con gli occhi gonfi, ma come sempre siamo in un periodo di allergie, quindi io sto impazzendo. Comunque, come promesso su Instagram, vi ho portato la Six Fan Arts Challenge, quindi oggi iniziamo col primo personaggio, quello più richiesto in assoluto. Indovinate chi è? Of course she is Ariana Grande. Come poteva non essere lei? Insomma, ragazzi, è ovvio. Beach. Comunque ho annunciato su Instagram che presto ci sarà un cambiamento. Penso di essere abbastanza quasi certa di voler fare questo cambiamento. Se mi seguite su Instagram sapete di cosa sto parlando. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi perché vi aggiorno molto di più lì. E comunque iniziamo subito con il video. Ok, guys, allora la prima, the first character of this challenge is Ariana Grande. Sono troppo contenta perché ovviamente io amo alla follia Ariana, voi lo sapete ormai da anni. È stata una delle risposte più avute, cioè Ariana è stata una delle risposte più avute. Qua stavo decidendo la posa, ero indecisa se farla col braccio in alto e il microfono, poi ho cambiato totalmente idea. E ho voluto farla nella versione della cover che ha fatto appunto di Megara di Hercules, appunto dove canta. Oh my god, guys, I don't remember in English. Me lo ricordo solo in italiano, raga. La canzone di Megara di Hercules con la Miami o no, se non erro. Per intenderci la collaborazione che ha fatto con ABC per Disney, dove tutte le celebrità, diciamo, vengono scelte per fare una cover Disney. Lei è stata scelta per fare quella di Megara. Tra l'altro è uscita. Raga, una cosa assurda, una cosa fantastica. Infatti, io sono ovviamente innamorata, come sempre, della voce di Ari, nonché della sua capacità di armonizzazione, quindi, come sempre, fantastica. Qua non capisco perché ero 3 ore e mezza cercando di fare un orecchio, poi ho capito che stavo sbagliando semplicemente la posizione. E nulla, ho deciso questa volta di usare un pennello che sembra proprio una matita. Perché volevo proprio un effetto disegnato, non più inchiostro fortissimo, proprio un effetto matita. Mi è piaciuto davvero tanto il risultato finale e lo adopererò per tutti i 6 personaggi che andremo a disegnare nel corso dei prossimi giorni. Ricordatevi che uscirà un video al giorno per questa challenge, quindi oggi è il primo giorno, appunto Ariana, domani ci sarà il secondo personaggio. Non vi dico chi è ovviamente perché ogni giorno è una sorpresa, appunto, e niente. Quindi io continuo appunto qua, come vedete, ho voluto fare questa posa molto molto Ari style. E poi ho deciso anche una cosa che ho visto da tantissimi artisti, quella di uscire dai bordi del rettangolo stesso appunto della grandezza dove bisognerebbe fare il disegno. Ecco, mi è piaciuta molto questa idea perché lo trovo a parte molto carino non rimanere negli stessi bordi. Ma poi anche per una questione di figura intera, cioè il fatto anche di non rovinare completamente il disegno, e quindi appunto, come dire, completare la figura intera, ecco. Se si può dire così. Bene, per la colorazione, appunto, ripeto che mi sono ispirata al video dove lei appunto interpreta Megara. E niente, raga, come sempre, spero che vi sia piaciuto. Oltretutto, lasciatemi un commentino, seguitemi su tutti i social e ci vediamo domani.